Ultimo giorno di Mobile World Congress, sempre a Barcellona e sempre ovviamente con Tecnoandroid. Siamo stati interessati da un prodotto veramente molto interessante, ZTE Axon 10 Pro 5G, il primo smartphone della casa cinese in 5G. Un dispositivo veramente molto interessante. Partiamo prima di tutto dall'estetica, è veramente molto molto carino. Direi che è un pochino un misto tra un Mate 20 Pro e un P20 Pro. Come vedete, la tripla fotocamera nella parte posteriore, di cui fra poco parleremo, ricorda un pochino quella del P20 Pro, lasciando stare il flash che è nella stessa posizione della fotocamera. Mentre ricorda anche il Mate 20 Pro perché, come vedete, ha un pochino i bordi curvi. Veramente molto molto interessante. Ma parlando di cose un po' più tecniche, cosa ha questo smartphone di molto interessante? Intanto Snapdragon 855, quindi già sicuramente un ottimo indicatore. Abbiamo poi la versione di Android P, altra cosa sicuramente molto utile. L'interfaccia è la solita della casa cinese, sempre molto gradevole, devo dire che non mi dispiace affatto. Abbiamo poi 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre il display è un 6,47 pollici di diagonale AMOLED in Full HD Plus. E le dimensioni sono 159,2 mm per 73,4 per 7,9 mm di spessore, devo dire niente male. La fotocamera posteriore è leggermente sporgente, però nel complesso non è affatto male. Anche 4000 mAh di batteria sicuramente non saranno niente male. Altra cosa su cui la gentile signorina ci ha fatto focalizzare particolarmente è questa tripla fotocamera. Ci hanno detto più volte, non so come mai, ci hanno fatto concentrare più sulla fotocamera piuttosto che sul 5G. Ci hanno detto che è veramente un ottimo modulo fotografico. Abbiamo una 48 megapixel f1.8 più una 20 megapixel, una grandangolare, più una telefoto da 8 megapixel, quindi per lo zoom. Ripeto, sensore da 48 megapixel, sicuramente non sarà niente male, poi avremo modo di provarlo e vi sapremo dire meglio. Mentre la fotocamera frontale è da 20 megapixel. Insomma, un dispositivo veramente niente male. Ci hanno detto che sarà disponibile a partire da giugno, non sarà purtroppo disponibile in Italia, ma in Cina, Finlandia e in Austria, quindi tutto sommato non troppo lontano dal nostro paese. Il prezzo, lo dico a bassa voce perché ci hanno detto di dirlo a bassa voce perché non lo potremmo sapere, si parte da più o meno 1000 euro, quindi un prezzo assolutamente da top di gamma. Però ripeto, il primo smartphone della casa cinese in 5G, che apre sicuramente la strada a tanta innovazione. Noi siamo sempre qui a Barcellona, io sono Andrea e vi saluto. Ciao a tutti da Tecnoandroid. Ciao.